Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Ci ritroviamo su Dissidia Final Fantasy, questa volta la versione giapponese, perché oggi è uscita le Lady di Edgar. Quindi, come di consueto, andiamo a buttare i nostri famosissimi 50 ticket, che anzi oggi saranno un po' di più, dato che comunque mi è andata piuttosto bene per quanto riguarda Lock, e di conseguenza ne approfitto e ho deciso per l'appunto di incrementare un pochettino di più la posta in palio. C'è da dire che Edgar è stato reworkato, è stato sistemato per quanto riguarda ovviamente il suo kit, ha preso il livello 90 insieme a Strago, ma ne parleremo meglio ovviamente in live su Twitch. Quindi vi aspetto stasera al solito per poter affrontare insieme la Lufenia Plus, parlare un pochettino di tutto ciò che è stato aggiunto nel gioco, darvi le informazioni e le ultime news per quanto riguarderà soprattutto gli eventi di fine mese e poi parlare un pochettino, come facciamo solitamente, del gioco. Oggi parliamo di Edgar, personaggio che ha preso un LD, che ha la capacità comunque di infliggere praticamente imperil di tutti quanti i tipi di attacco, quindi sia ranged che melee e addirittura quello magico, e devo dire che è un fattore che reputo estremamente utile, perché è vero che comunque la potenza d'attacco al momento, soprattutto con le armi ultima, è diventato estremamente potente, ma c'è anche da dire che per raggiungere livelli 90 e per raggiungere queste metodologie di armi o comunque metodologie di potenziamenti, sicuramente a breve avremo una nuova difficoltà e quindi un incremento per quanto riguarda la possibilità di trovare ostacoli nel completamento degli eventi in generale. Detto ciò però, non perdiamo troppo tempo, andiamo subito verso la nostra zona di pool, dove appunto abbiamo la possibilità di vedere il banner in esclusiva con Edgar e la sua nuova lancia, la Longilinus, e anche ovviamente sinergica la burst, l'arma burst di Locke, che io comunque per il momento non possiedo. Come potete vedere abbiamo ben 502 ticket a disposizione, avrei a disposizione anche le gemme, ma non ovviamente le butterò all'interno di questo banner, perché comunque Strago è un personaggio che possiedo, tra l'altro ha ricevuto anche lui il livello 90 insieme ad Edgar, quindi è un personaggio in più che possiamo sfruttare all'interno del gioco. Nine, che possiedo già completo, e ovviamente Locke mi serve soltanto la BT, ma tecnicamente non la sto andando a cercare, non ho intenzione di farla verde, non è un personaggio che fondamentalmente mi interessa, mi sta già bene così con LD, quindi ci siamo. Allora, detto ciò, io direi di buttare questi due ticket dispari, così giusto per avere la possibilità di vedere effettivamente cosa riusciamo ad ottenere dal banner. Ovviamente nulla, mi sembra abbastanza logico. Andiamo a vedere un attimo dal banner appunto la LD, in modo tale da evitare connecting e robe varie, perché ho riscaricato i dati di gioco avendo avuto però comunque qualche problema con il PC ieri, però finalmente ho risolto, e quindi adesso andiamo a vedere se riusciamo con il nostro metodo giappino a prendere subito questa LD, che oddio, orbo dorata, non ha fatto loading, non ha fatto niente tecnicamente perché ho scaricato i dati di gioco, però non sono sicuro dell'LD. Se così fosse, tanta roba, cioè mi va veramente veramente di lusso. E infatti è la ex di Strago, quindi va bene così, non ci bagniamo prima del tempo. Andiamo a fare un'altra multi, sempre con il metodo giappino. Mi sono preimposto il fattore di fare 50 ticket così, e gli altri 50 ticket invece magari in base a quanto ho registrato li voglio tirare classicamente uno a uno, giusto per così, per far durare comunque il video un po' di più. Quindi questi sono gli ultimi 10 ticket lanciati in questa maniera, ok, anzi tiriamone altri 10 così arriviamo magari ad una cifra un po' più ragionevole. Sempre orba azzurra. Ah, ok, direi che abbiamo finito.
Boh. Sinceramente mi aspettavo di spendere un pochettino di più. Abbiamo speso quanto? 60, sì, 60 ticket fondamentalmente. Ne volevo spendere 50, ok. Ne abbiamo spesi 60, cioè ne volevo spendere 100, però sempre sapete che io almeno 50 li tiro, però con 60 direi che è andata piuttosto bene. Quindi stasera avremo modo, appunto di poter provare Edgar, vedere un pochettino come funziona. Con queste LED, tra l'altro, io già possiedo anche la lancia ultima per quanto riguarda il livello 90 con lancia, giustamente perché l'ho già acquistata. Quindi va bene, abbiamo finito. Video abbastanza corto, abbastanza intenso che ci accompagna, però sapete benissimo che io faccio questi video sia per dare comunque un pull, far vedere i miei pull e far vedere il mio andamento all'interno del gioco, ma anche e soprattutto per invitarvi nella sera stessa a partecipare su Twitch, qualora ovviamente ne abbiate voglia, non posso costringere nessuno, però mi farebbe piacere ovviamente avere persone che comunque possano condividere con me i propri pensieri e in generale parlare comunque del gioco in maniera diretta. Niente, detto questo io stacco, non ho più motivo di continuare a registrare. Abbiamo trovato Edgar, Locke non mi interessa, anche perché magari ci saranno altri banner dove avremo la possibilità di trovarlo. E detto ciò, io per il momento vi ringrazio per aver visto il video, vi aspetto, vi ricordo stasera, sempre sul mio canale Twitch. E detto ciò, ci becchiamo alla prossima. Bye bye!